Care amiche, cari amici, buonasera. Siamo arrivati all'ultima puntata del nostro ciclo dedicato agli effetti di internet e dei social media sulla nostra vita di ogni giorno. La puntata di questa sera è dedicata a un tema bellissimo, e quello cioè della letteratura. La letteratura nata in rete, e quindi cioè un testo che già nasce pensando di essere trasmesso attraverso questa modalità. Quali effetti questo contesto può provocare sul nostro modo di scrivere e di leggere? Ecco, ne parliamo questa sera con la professoressa Isotta Pizza, che è professora associato di lettura italiana nella nostra università, nel Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, e con Emanuela Carbè, ricercatrice presso l'Università di Siena, dove insegna informatica umanistica e filologia digitale, e con Mirko Volpi, ricercatore al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Pavia, dove insegna linguistica italiana. Ma in realtà questi due ultimi ospiti sono qui stasera più che come ricercatori universitari, come scrittori loro stessi. A spiegarcelo e introduci nel nostro discorso, passo la parola a Isotta Piazza. Bene, grazie Giovanni, grazie mille agli amici Biblioteca San Leonardo. Vengo subito a presentare i nostri ospiti che sono già stati introdotti dall'amico Giovanni Galli. Allora, Emanuela Carbè, docente a contratto presso l'Università di Siena, si è occupata di letteratura italiana contemporanea, si è occupata di archivi digitali, è stato a lungo borsista presso Pavia Archivi Digitali e ha lavorato recentemente ad un progetto di analisi statistica su fonti testuali medievali e moderne. Mirko Volpi conta all'attivo tantissimi ambiti di ricerca molto variegati, che spaziano dalla curatela del commento alla commedia di Giacomo Della Lana, uno dei primi commentatori di Dante, della commedia dantesca, sino all'analisi del linguaggio popolare, giornalistico e politico tra le due guerre. Ecco, questo è quello che fanno i nostri ospiti, diciamo, per vivere, ma non è il motivo per cui li abbiamo interrogati oggi. Ecco, Carbè e Volpi conducono infatti una doppia vita, una seconda vita dedicata alla scrittura. Quindi vengo ad introdurre la loro seconda attività, e ricordo per Emanuela Carbè, il mio salmone domestico, faccio anche una piccola rassegna stampa delle loro opere, ecco qui. Poi l'unico viaggio che ho fatto, pubblicato da Minimum Fax, poi ancora ricordo tra le tante collaborazioni ad antologie e a riviste, ricordo questa sempre per Minimum Fax, L'età della febbre, con un racconto bellissimo intitolato Alta Marea. E recentemente, nel 2020, ha partecipato al volume A tre mani, intitolato Trilogia della catastrofe. Ecco, di Mirko Volpi ricordo invece Il diario, Mirko V., poi ricordo anche Oceano Padano, edito dalla Terza. Ecco, come vedete, sono stati anche colleghi di collana, eccoli qui, sono stati pubblicati nella stessa collana di La Terza. E infine, recentemente, Mirko ha santificato l'anniversario dantesco con I mostri di Dante, questo libro bellissimo che tutti i ragazzi, tutti i bambini in età infantile dovrebbero avere. Mia figlia è una tua grande fan, te l'ho già detto e confermo questa cosa. Ecco, e infine ricordiamo anche che Mirko sta proprio per uscire con un ultimo attesissimo libro intitolato Asilo Club, storie semiserie di un padre alle prese con il mistero dell'infanzia, edito da Salani, che è proprio in corso in via di pubblicazione. Ecco, dopo questa duplice presentazione può sorgere legittimamente la domanda: cosa c'entra i nostri ospiti con la scrittura in web? Vi ho mostrato appunto dei volumi cartacei, in realtà tutte queste operazioni, in realtà
tutti i libri di Mirko nascono da scrittura in rete e un libro di Emanuela nasce da un blog. Ma a questo punto lascio la parola a loro e vorrei che fossero proprio loro a raccontarci, Emanuela sicuramente, di come è nato Mio Salmone Domestico, e Mirko può spaziare, ci racconta un po' quello che la genesi che preferisce. Inizio io. Buonasera a tutti, ringrazio Isotta Piazza, ringrazio gli amici Biblioteca di San Leonardo per aver organizzato questo incontro. E Mio Salmone Domestico nasce in rete, innanzitutto come un blog, credo, se non ricordo male, iniziato nel 2005. E poi è stato pubblicato nel 2013 in volume grazie alla casa editrice La Terza. Quindi non era stato pensato come un libro, era stato pensato come dei piccoli blocchi con dei post che raccontavano le storie di un salmone domestico. A dire la verità, inizialmente non era nemmeno un salmone domestico, era una carpa domestica e giocavo con questo tema anche prima del blog in un forum e poi via via, grazie a molte persone che hanno letto il blog e l'hanno notato e hanno pubblicato degli stralci su Nazione Indiana, su una rivista cartacea Sud, è approdato poi, dopo varie vicissitudini, è approdato in volume. Non era stato pensato come un volume, ed è un libro molto lontano da me oggi, perché è un tipo di scrittura, diciamo, che ha una certa freschezza che oggi non potrei in alcun modo replicare, ma è un libro a cui devo molto, e soprattutto devo molto alle persone che hanno contribuito, diciamo, a farlo arrivare nel suo formato cartaceo. E dicevo che non era stato pensato come libro, perché questo blog che tenevo, il titolo era lumicino.splinder.com, era appunto su una piattaforma che all'epoca andava molto, funzionava molto e veniva molto utilizzata, che era appunto Splinder, era una piattaforma attiva, se non ricordo male, dal 2002, che poi, è stata chiusa nel 2011 o 2012, e con questa chiusura si sono persi molti blog di molte persone che seguivo. Alcuni hanno salvato questi blog, altri si sono spostati in altre piattaforme, però diciamo che intorno a quegli anni, dal 2002 con Splinder al 2005, c'erano moltissime persone che scrivevano, e il passaggio dal blog al volume era già un fenomeno in atto ben prima del mio blog, quindi non c'è nulla di innovativo e nuovo in questa operazione. E una parte del libro invece nasce da Facebook, perché l'ultima parte del volume è una raccolta di disegni che pubblicavo su Facebook quando ancora utilizzavo Facebook con una certa assiduità, e appunto avevo pubblicato una serie di disegni di un pesce che poi sono confluiti con delle correzioni e delle sistemazioni sul volume, e chiudono il volume. Quindi sì, è stata un'esperienza che è partita da un blog ed è finita su carta. Credo che sono di fatto due oggetti, per quanto simili, perché la scrittura, insomma, non varia moltissimo, sono due oggetti che sono profondamente diversi, perché anche sono due tipologie di letture diverse da parte di chi legge
il blog e anche insomma come supporto il fatto di andare sul cartaceo naturalmente modifica un po' il campo da gioco sia per l'autore che per il lettore. E questo è quanto, io lo tenevo, questo blog era anonimo inizialmente con commenti chiusi e poi credo di aver aperto i commenti e quindi accanto alle storie di questo salmone c'erano anche dei commenti anche molto, molto divertenti da parte di chi seguiva queste storie, quindi per dire un giorno ho ucciso il salmone e poi l'ho fatto resuscitare grazie a dei commenti molto buffi da parte di alcuni utenti che chiedevano appunto di far nascere questo salmone. Ecco, è stata un'esperienza divertente e sicuramente per me è uno sgabuzzino in cui inserire delle scritture che ritenevo di poco conto, insomma era uno spazio senza un particolare impegno. Sì, c'era l'impegno ovviamente di scrivere al meglio un post e prima di pubblicarlo di correggere molto e di lavorarci molto, ma non c'era una visione d'insieme del tutto, e per questo dico che devo a molte persone la realizzazione di questo volume. Bene, grazie Emanuela. Mirko, tu di quale operazione ci vuoi parlare? Vuoi magari introdurci già alla tua ultima opera? Io credo che per i fini di questo nostro incontro possa essere utile che in realtà io parli senza eccedere con i tempi di tutti e tre i libri che sono usciti. Beh, Asilo Club uscirà tra una settimana, circa il 29, ma lo diamo per pubblicato, perché sono accomunati da sostanzialmente dalla stessa storia, che in parte tocca, ma soprattutto in una parte sostanziale diverge dall'esperienza che ci ha raccontato adesso Emma. Tutti e tre questi volumi sono nati esclusivamente su Facebook. Io non ho praticamente attività di scrittura creativa, letteraria, mettiamoci le virgolette che vogliamo, fuori da queste esperienze, cioè blog letterari, forum letterari, riviste. Sono da questo punto di vista una sorta di outsider che ho avuto la fortuna di pubblicare con delle splendide case editrici, sempre partendo da Facebook. E tutti e tre i casi sono accomunati da almeno un paio di elementi. Cioè parlo del diario di Mirko V, che è del 2010, forse pubblicato nell'11, Oceano Padano è stato pubblicato nel 15 e appunto Asilo Club nel 21, quindi insomma anche distanziati degli anni, perché appunto uno degli elementi che lega questi tre miei volumi, anzitutto appunto sono nati su Facebook, da post nati senza nessun tipo di secondo fine che non fosse quello di condividere, ora più ora meno scherzosamente, ciò che pensavo e mettermi parzialmente alla prova come scrittore non saggistico, perché la mia attività principale appunto è scrivere testi accademico-scientifici e quindi una prosa eminentemente scientifica e saggistica. Mettermi alla prova parlando di cose a cui tenevo, creando quindi un filone nei post, negli status, che quelle poche centinaia o poi migliaia di amici potevano leggere e in parte seguire, e come dire, anche l'idea della serialità ha fidelizzato, come si dice, alcuni dei miei contatti amici. L'altro motivo unificante di queste tre pubblicazioni che ho fatto è che non pensavo assolutamente che avrebbero potuto o dovuto, e io non avevo in mente, non desideravo in prima battuta che questo avesse uno sbocco editoriale tradizionale, cioè non pensavo che sarebbero potuti diventare dei libri.
perché poi in tutti e tre i casi è stato direttamente o quasi l'editore stesso a propormi, quasi a sforzarmi, nel senso di pensare a un oggetto, a un libro. Cioè il fatto che quello che andavo scrivendo potesse prendere la tradizionale forma del libro. E questo è stata davvero una costante. Nel caso del diario di Mirko V, pubblicato una piccola casa editrice della Valsamoggia, Epica, la mia, poi diventata anche amica, editora, Lorella Fontanelli, ha visto, con una serie di collaboratori, ha visto quello che facevo e mi ha chiesto di fare un libro. Per il volume La Terziano, col quale condivido più di una cosa con Emma, perché l'ha voluto la stessa persona, insomma, per il tramite della medesima persona, peraltro, forse, comunque siamo lì. Nel caso di La Terza, chi mi ha letto ha caldamente suggerito a una delle più importanti editor della casa editrice, questo Anna Gianluca, questo mio lavoro. Quindi lei, basandosi solo su alcuni, su una raccolta bruta di status, copie incollati così come erano dalla mia pagina, ha visto le potenzialità di un libro e mi ha chiesto di farlo. E non avevo idea di farlo, anzi facevo delle resistenze quando l'intermediario mi ha sollecitato in tal senso, perché non ero certo di poterne cavare qualcosa che potesse restare, qualcosa che potesse essere degno di finire in un libro, per come intendo io ovviamente la letteratura. La stessa cosa è successa con Asilo Club. Esaurito il filone padano e oceanico padano, ho iniziato a scrivere su Facebook dei post riguardanti la vita mia e di mio figlio, che in quell'anno, nel 18, ha iniziato l'asilo, la scuola dell'infanzia, a 3 anni, e io raccontavo quello che succedeva, o meglio, quello che non succedeva, quello che non riuscivo minimamente a carpire dai suoi mutismi e dal nulla che trapelava da quella, dalla benemerita istituzione dell'asilo, appunto, che lui frequenta qui dove abito a Pavia. E da lì ho iniziato a fare delle riflessioni sull'infanzia, su di me, sul ruolo della paternità e su cosa significhi che il fatto di avere un figlio che fa un passo così importante, abbandonando il nido e iniziando a nuotare un po' da solo, spero non come un salmone che torna indietro, ecco, ma come un pesce che entra nel mare. E anche lì sono stato semplicemente notato, cioè semplicemente, sono mica tanto, sono qualche fortunato, sono stato notato. Cioè la direttrice editoriale di Salani, Maria Grazia Mazzitelli, con cui ero in contatto come con tanti su Facebook, ha intravisto anche qui le possibilità di un libro e mi ha proposto di farlo. Quindi non c'era la mia volontà, e in tutti e tre i casi non ho, come si suol fare per da parte di molti, mandato il manoscritto, ma ho lavorato quasi, vorrei dire, su committenza, come si faceva una volta con gli artisti anche di altro tipo di arte, no? Scultori, pittori lavoravano per committenza. Mi sono sentito un po' un artista che lavora per committenza, mutatis mutandis, naturalmente. E questo mi sembra abbastanza, non so, potrebbe essere significativo per chi ci ascolta. Per me lo è, nel senso che appunto mi sono ritrovato ad essere uno scrittore i cui abbozzi nascono costituzionalmente su Facebook, cioè su quello che io ho impiegato fin dal 2010, in sostanza, come un taccuino in pubblico, come una sorta di quaderno degli appunti, di esercitazione di prove, di stile, di capacità di narrazione o di rappresentazione, perché in realtà io non sono un narratore, non ho proprio il passo del narratore,
il mio tipo di prosa è di tutt'altra natura, insomma, più influenzata dall'osservazione antropologica e geoantropologica e saggistica. E quindi il mio era un mettermi, come dire, alla prova, anch'io come Emma, cercando di curare i singoli post, i singoli blocchetti testuali che via via pubblicavo, cercando di curarli, levigarli, renderli degni di essere letti dal pubblico variegato che ho, come tutti noi, insomma, come tantissimi su Facebook. E poi lo sforzo è stato quello di dare una compiutezza a tutti e tre, soprattutto gli ultimi due, perché avessero una struttura che potesse reggere il passaggio alla carta. Ecco. Ecco, grazie Mirko. Io direi che già da questo primo giro di risposte emerge come la scrittura in rete sia già una realtà, no? Di fatto voi state parlando di una pratica che non è una tantum, no? Ma di un'abitudine, potremmo dire anche di alcuni editori tradizionali particolarmente avvertiti di fare scouting a partire proprio dal monitoraggio della rete, no? Dei blog, e anche qui già da quello che avete detto emerge una casistica molto variegata, cioè Emanuela parlava del forum, poi del blog, poi ancora di Facebook e ancora dell'esperienza su Facebook di Mirko, che a questo punto è un'esperienza decennale di scrittura su Facebook. Ecco, quindi insomma davvero non si tratta, noi pensiamo a volte, come dire, a delle cose particolarmente sperimentali. No, in realtà è già questo, è già la realtà. La realtà editoriale di oggi è una realtà, la nostra realtà appunto anche cartacea, la letteratura che leggiamo in cartaceo, è una letteratura che spesso ha attinto idee, autori e a volte anche generi, modelli di scrittura a partire proprio da quello che si sta realizzando in rete. Ora, per i nostri ascoltatori vorrei ricordare un po' di questi altri romanzi, di tutto quello che ha subito, insomma, un processo analogo a quanto accaduto a Emanuela e Mirko. Ad esempio Giuseppe Caricetti, Pubblico Privato, Giulio Mozzi, Sono l'ultimo a scendere, Francesca Mazzuccato, Diario di una blogger, Vanni Santoni, Personaggi precari, Christian Raimo, Tranquillo Prof, La richiamo io, Federico Bacco, Mo studio illegale, Anna Premoli, Ti prego lasciati odiare, Michela Murgia, Il mondo deve sapere, Francesco Pecoraro, Questa e altre preistorie. E se diamo poi uno sguardo oltre confine incontriamo i casi famosissimi delle 50 sfumature di grigio, che nascono, come noto, da una fanfiction, e di After di Anna Todd, che nascono dal sito canadese di Wattpad. Ecco, quindi insomma, noi spesso ne siamo scarsamente consapevoli come lettori e come critica, secondo me non ci stiamo interrogando a sufficienza. Ecco, io la domanda che rivolgerei a voi a questo punto è questa: se i vostri testi non fossero stati selezionati da un editore in volume, che fine avrebbero fatto oggi? E soprattutto, sarebbero stati letti come testi anche letterari, o c'è bisogno ancora oggi della medizina dell'editoria tradizionale per considerare letterari dei testi che nascono in rete? Ricominciamo dal giro, Manuela, va bene? Sì, è una domanda difficile. È una domanda difficile. Ma insomma, magari partite anche, insomma, tu hai ampia esperienza anche di archivi digitali, per cui sì, in questo senso. Sì, infatti pensavo più alla, per me, ma non per te. Pensavo più a, diciamo, a quella. Perché diciamo, oggi parlando di salmone mi sono trasferita su un altro tavolo e tengo questi due tavoli molto separati, tant'è che faccio fatica a cronologizzare il periodo del mio blog, che mentre mi sono occupata e mi occupo di blog altrui, o comunque di un rapporto tra letteratura e web, e quindi sono molto attenta invece alla cronologia di altre esperienze, quando si tratta di me, ovviamente, o forse non ovviamente, però insomma cade un po' la parte, diciamo, dell'archivista, non sono un archivista, ma di chi si occupa
di letteratura e di web e vado completamente su un altro tavolo in cui non voglio saperne nulla o cerco in qualche modo di tenere staccate le due cose perché sennò smetterei di scrivere cosa che peraltro insomma direi che sono sulla buona strada su questo non saprei dire sicuramente da quando io utilizzavo Splinder come piattaforma rispetto a oggi le cose sono cambiate moltissimo, credo, non solo perché naturalmente nel 2005 in Italia le reti sociali non erano ancora attive, forse c'era già senz'altro c'era già LinkedIn, ma credo che Facebook, ora non ricordo cronologicamente, ma sia arrivato in Italia intorno a forse al 2006-2007, non vorrei dire una sciocchezza, però diciamo siamo un po' un po' invecchiati anche noi, voglio dire, io ricordo il mio primo computer, ricordo la mia prima connessione, ricordo lo stupore del primo rumore del modem. Lo ricordo benissimo e ricordo lo stupore della prima volta che insieme con mia madre abbiamo chattato con una persona che stava dall'altra parte della città, abitavamo a Verona e ci sembrava insomma qualcosa di incredibilmente incredibile. Poi insomma piano piano ci siamo evoluti e abbiamo, io perlomeno, ma molti altri, abbiamo iniziato ad usare gli strumenti c'erano gli newsletter, c'era alcune newsletter molto belle di letteratura, tra cui Vibris, Bomba Carta, e poi iniziavano a nascere dopo il 2001 dei blog collettivi, però c'è stata una prima fase di una freschezza assoluta sul web, in cui ricordo che si chattava con dei nomi, dei nickname, io avevo come nickname Mawins, dopodiché si avevano dei blog che molto spesso appunto utilizzavano dei nickname e talvolta non erano ricondotti a un nome e cognome, avevano una certa freschezza e via via siamo cresciuti tutti, quindi stare su Facebook nel 2008-2009 non è come stare su Facebook oggi, quindi siamo in qualche modo, tra virgolette, invecchiati, quindi credo che le pratiche del 2005 non siano comparabili alle pratiche anche di utilizzo della rete e dei social network ed eventualmente di siti web personali o di blog collettivi, sono due mondi completamente diversi, quindi non saprei dire che oggi un blog come Salmone che fine avrebbe fatto, sicuramente sarebbe rimasto in mezzo a molte pagine online poco visualizzate o comunque con una piccola nicchia, e sicuramente forse l'avrei scritto in un altro modo, probabilmente avrei utilizzato qualche altro tipo di forma di narrazione online. Certo è che probabilmente, come in effetti è accaduto, io ho perso il blog nel 2012, poi un amico gentilmente mi ha fatto un backup, ma in questo momento non si trova online, forse su Internet Archive, ma forse anche no, sulla Wayback Machine, in questo sistema che diciamo fa è un archivio di vecchie pagine, di pagine web anche che non sono più online. E quindi in questo momento non è più online, non è più visualizzabile, come moltissimi altri testi che sono nati in rete e lì sono rimasti.
il tipo di pubblico credo forse potrebbe essere diverso, ma credo che il blog aveva una sua AEA, anche se non è più online, una sua indipendenza, un suo tipo di lettura, che è una lettura frammentata, per quanto è frammentato anche il volume, è una lettura che va avanti e indietro, in obliquo, si sfoglia, un volume si inizia e si finisce, c'è un inizio, c'è una fine, c'è un perimetro che è la carta stessa, o se è un ebook è, diciamo, il perimetro del dispositivo che crea uno spazio limitato, quindi è un tipo di lettura e anche di costruzione di una storia progressiva che è completamente diversa, per quanto anche i blog abbiano molto quasi sempre abbiano una data di un post e quindi ci sia una progressione della storia. Quindi non saprei esattamente che fine avrebbe fatto, probabilmente sì, come in effetti è accaduto, si sarebbe perso nei meandri, diciamo, delle piattaforme che vengono dismesse e andava bene così, sarebbe andato bene così comunque, non lo so, appunto, sulle mie cose tendo ad amare lo scarto, sulle cose degli altri, sui blog degli altri, sugli oggetti digitali degli altri, tendo invece a un'ossessività nella conservazione, nella preservazione, perché invece ritengo che sia giusto preservare e sia giusto mettere anche a disposizione degli studiosi, perché sono oggetti che fanno parte del tavolo di lavoro di uno scrittore, quindi come tali vanno trattati, e dice bene Isotta Piazza quando appunto prima diceva che di questi aspetti, insomma, bisogna che darne sempre più rilievo, sia da un punto di vista appunto dello studio critico di questi testi, ma anche della preservazione archivistica ed eventualmente, se necessario, anche di uno studio filologico, perché no? Benissimo. Mirko, vuoi aggiungere qualcosa? Allora, sul dato, diciamo, tecnico, e possiamo già dire storiografico, non mi metto certo a puntualizzare quello che dice Emma, perché ne sa lei e io noi da questo punto di vista, ma anche rispetto al fatto critico sono un po' un semi-analfabeto, un po' come quegli scrittori rozzi che solo in forza del proprio, chiamiamolo, talento scrive, quindi diciamo non c'è nessun tipo di devo essere sincero, di riflessione in me, e diversamente da lei e da molti altri non ho mai, come dire, partecipato a iniziative collettive o a forum, blog letterari, a discussioni, riviste. Ho scritto e sono usciti dei libri, ecco. La mia competenza, diciamo, filologica la riservo ad altri secoli e ad altre cose, ma come la cosa ultima che ha detto Emma è giustissima, ma vale sia per lei rispetto all'esperienza del pad, cioè la conservazione dei file, quando una volta noi conservavamo i manoscritti degli autori e oggi invece possiamo conservare i file Word e altro, come stiamo dicendo proprio stasera, ma anche a Isotta che sta studiando esattamente queste cose. Quindi l'appello a fare filologia del web, o chiamiamolo come vogliamo, può essere una pista interessante. Per quanto riguarda il caso mio personale, che è più o meno l'unico di cui posso parlare, devo dire che sarebbero finiti in niente, cioè sicuramente il diario sarebbe rimasto un divertissement con i miei amici di Facebook e da tirare fuori ogni tanto per farci su, per sorriderci, e sicuramente sarebbe morto lì. Credo che anche Oceano Padano difficilmente avrebbe visto la luce, sia per una mia pigrizia congenita rispetto a certe cose, intendiamoci, perché da padano non posso permettermi di essere pigro in alcunché, e credo la stessa cosa anche
vale per Asilo Club. L'idea di fare la trafila consueta dell'esordiente o semi-esordiente, le anticamere, le attese, le frustrazioni, giunto alla mia età e col mio lavoro che amo, eccetera, non l'avrei assolutamente fatto. Questa non è spocchia, intendiamoci, proprio consapevolezza che anche che forse non mi sentivo, diciamo, non mi sarei sentito degno di uscire né con Salani né con la terza, verosimilmente. Anch'io in epoca pre-social ho i miei, come tutti quasi gli studenti di lettere italiani, i miei due romanzi nel cassetto, orribili, scritti tra i 20 e i 30 anni, per scrupolo spediti a caso a qualche casa editrice italiana, addirittura uno con uno pseudonimo forse, non ricordo neanche più, giustamente ignorati, e quella, diciamo, era il Mirko Volpi pre-internet, in un caso pre-internet, addirittura, io sono un po' più vecchio di Emma, ahimè, e nell'altro caso all'inizio dell'era social, ma non c'entrava nulla con i social, quindi giustamente cestinati dagli sventurati editor che l'hanno trovato probabilmente sulla propria scrivania. Quello che ho scritto, ripeto, credo che sarebbe rimasto lì dov'è, cioè nella memoria di Facebook. Io però, giunto al terzo libro pubblicato in questo modo, penso di poter dire con franchezza, e non sembri un paradosso, che scrivo perché esiste, cioè ho scritto dei libri perché esiste Facebook, o forse addirittura scrivo perché esiste Facebook, al netto di quelle due orribili esperienze che tutti, appunto, i liceali, o meglio gli studenti di lettere, anche non di lettere, hanno nel loro ingolfatissimo cassetto. Se non ci fosse stato Facebook non esistevo Oceano Padano. Credo che non avrei avuto stimoli a parlare del mio paese di mille anime e dello spirito del popolo, tra virgolette, che vive tra l'Adda e il Mincio. E non avrei scritto di mio figlio, tema che può, come dire, detto così può sembrare ormai stucchevole, ma in realtà ho cercato di trattarlo in maniera un po' più rude e non zuccherosa, come spero si avrà modo di, chi lo leggerà avrà modo di vedere. Quindi purtroppo forse mi sono legato un po' a doppia mandata a questo mezzo, ma va bene così, non so nemmeno immaginarmi cioè non ho in mente niente da scrivere, ecco. Non saprei probabilmente nemmeno farlo nelle vie canoniche, quindi va bene così. È uscito 6 anni fa il libro precedente a questo significa, perché proprio non seguo delle traiettorie che non sono delle traiettorie, ma sono anche delle belle botte di fortuna, direi, perché se la Maria Grazia Mazzitelli non mi notava, io ero qua che scrivevo status da 60 like su Ludovico che va all'asilo e non mi racconta neanche che cosa ha mangiato di prima. Ecco. La risposta è un po' brutta, lo so, Isotta, perdonami. Però... No, è la mia risposta ideale, Mirko, veramente. Sei la mia cavi ideale, tu. Tu mi stai dicendo che tu non sei uno scrittore di romanzi, non saresti stato uno scrittore se non fosse esistito questo medium, no? E quindi questo, anzi, mi consente di introdurre un'altra riflessione che mi sta molto a cuore in questo momento. Ciò non toglie che io sia uno dei più bravi scrittori in circolazione, naturalmente. Vabbè, certo, e no, noi stiamo discutendo proprio di questo. Io invito solo i migliori, ragazzi, quindi sappiatelo, siete qui per un motivo. Ecco, ora stiamo giocando, ma questo ci consente anche di introdurre un altro problema che a me sta molto a cuore come studiosa di letteratura italiana contemporanea, che è quello di storicizzare quanto ci sta accadendo. Ecco, proprio rifacendomi a questo discorso che faceva ora Mirko, io credo che nei nostri percorsi di storicizzazione tradizionalmente stiamo molto attenti alla relazione tra la storia e la letteratura, tra le correnti culturali, filosofiche,
critiche e le interferenze che queste che hanno sulla letteratura. Ecco, siamo molto più distratti rispetto alle dinamiche di relazione tra gli apparati di produzione e la letteratura, e invece questo problema si pone quasi come un imperativo in questo frangente in cui queste dinamiche di produzione della letteratura stanno cambiando. E quindi stanno nascendo dei nuovi media che stanno soppiantando, o meglio, si stanno affiancando a quelli tradizionali. Solo che, appunto, come ci stava testimoniava Mirko, scrivere in funzione di un libro, di una pubblicazione, ad esempio, di un romanzo in volume, oppure scrivo un racconto pensando di essere pubblicato sulla terza pagina del Corriere, oppure in un'altra sede, eccetera, è molto diverso rispetto a produrre un post che confluirà sulla pagina Facebook. Quindi, insomma, c'è una relazione tra generi e supporti. Questi nuovi supporti stanno trasformando i generi, ne stanno probabilmente facendo nascere dei nuovi. E qui mi ricollego un po' alle recensioni che sono uscite da alcuni vostri libri. Mi ha colpito di queste recensioni il fatto che, appunto, chi scrive queste recensioni colga l'anomalia strutturale, no? E però non sempre poi la metta in correlazione con il luogo di nascita di questi testi. E l'anomalia strutturale è anche quella di cui parlava prima Emanuela, cioè la sintassi narrativa, che io definirei una sintassi granulare, cioè sempre condizionata dalla misura, che deve essere necessariamente breve, ma non solo deve essere breve la misura del post, ma deve avere una sua autonomia semantica. Perché? Perché il lettore può anche incappare in quell'unico post e non è detto che legga tutta la serie dei post. Quindi il post può essere sì risemantizzato dalla lettura del continuum, ma molto spesso è anche estrapolato da quel continuum seriale. Ecco, allora io così estrapolando un po' di recensioni che voi avete ricevuto, ad Emanuela ad esempio è stato scritto: è forse un romanzo di idee, è un manuale, è un romanzo breve, è un diario con figure. E ancora, e poi torneremo su questo, non troverete qui dentro la trama. Il Novecento l'ha resa un peso più che una possibilità. Invece di Oceano Pagano è stato scritto, è un'appassionata passeggiata, è insieme romanzo, raccolta di racconti, autobiografia, memoriale, saggio etnografico, come ci confermava prima Mirko, e raccolta di appunti privati. Insomma, è qualcosa di diverso rispetto al romanzo, rispetto al racconto, è qualcosa che narra, ma che lo fa in un modo appunto che non è congeniale alle forme canoniche della narrazione. Ecco, allora volevo un attimo magari addentrarmi in alcune letture, ora vedo che il tempo scorre, ma insomma giusto per dare anche ai nostri ascoltatori un po' l'idea di quali testi stiamo parlando. Allora, rispetto al mio Salmone domestico, questo libro parla della convivenza tra una giovane ragazza, che è anche l'io narrante della storia, e un salmone domestico di nome Crodo. Questo salmone interviene ripetutamente nella vita di lei, mandando a monte i suoi piani lavorativi, i suoi tentativi anche di ingresso nella vita adulta. Ecco, uno dei motivi di conflitto tra Crodo e la narratrice, la protagonista narratrice, è proprio rappresentato metanarrativamente, chiaramente, dalla scrittura. Vi leggo. Io è da 5 anni che scrivo storia lunga sui rotoli di seta, ma continuo solo a fare il finale, perché non trovo più fogli scritti con inizi e parti centrali, che secondo me gli ha nascosti il mio salmone domestico. Allora, in attesa che le mie carte saltino fuori, io continuo a scrivere, a riscrivere il finale, aggiungere talmente tante cose che ogni foglio diventa un prefinale, e alla fine penso è più lungo di tutti i Signori degli Anelli messi insieme, questo finale, ma non importa. Mio salmone domestico dice che non so scrivere e che l'unica cosa che posso fare è parlare di lui. Io gli dico: stai zitto, salmone egocentrico, e lui ride ancora. Quando ride è un brutto segno. Poi mi dice: non sei mica Dino Campana tu, che perde le poesie e riscrive tutto a memoria. E poi ride di nuovo. Te la do io la campana, se non la smetti, gli rispondo, e lui ride, ma ride strano, come se avesse qualcosa in bocca.
in effetti in bocca Salmone domestico ha i fogli del romanzo che la narratrice sta scrivendo e che invece il salmone gli interrompe. E allora la narratrice scrive: Salmone, dice mio salmone domestico, è uno stile di vita. Salmone è una visione del mondo, un credo, un movimento culturale. Salmone è un ideale, è una convinzione. Salmone è anche una metafora. E lui dice: che cos'è una metafora? Io gli dico: è una cosa che dice qualcos'altro. E tra me e me mi chiedo: cosa lo faccio studiare a mio salmone domestico se non sa neanche cos'è una metafora? E lui mi dice: come quando parli di mio salmone domestico? Io gli dico: sì, tipo. Ecco, a questo punto vengo a una domanda per Emanuela, ma questa è la domanda proprio delle domande. Vale a dire, se la forma romanzo, come scrive Guido Mazzoni, porta con sé, cristallizzata nelle proprie strutture, una precomprensione della vita, ci ha aiutato storicamente la forma romanzo a dare una forma alle nostre vite. Ecco, la dissoluzione della trama incoraggiata dalle scritture in rete, a che tipo di conoscenza e di rappresentazione del mondo ci può introdurre? Questo è difficile davvero, premetto, sappiamo. Ti ringrazio per la domanda, come si suol dire. Ma credo che sono completamente d'accordo con quello che dicevi prima sul supporto sulla scrittura digitale. C'è un bel libro di Gino Roncaglia, più di un bel libro, però un suo libro è proprio intitolato L'età della frammentazione, ed è chiaro che le scritture, i testi che si producono sul web hanno implicitamente un paradigma che è fatto appunto di frammentazione e di collegamenti di cose ad altre cose. Il web si basa sul concetto di ipertesto e credo che la base di conoscenza di questi frammenti non sia meno interessante, la modalità con cui possiamo collegare frammenti ad altri frammenti non sia meno interessante di modalità di lettura, diciamo, più tradizionali. Oggi il web sta andando verso quelle che Roncaglia chiama le cattedrali, quindi un web che viene semantizzato e che in cui si creano collegamenti tra dati. Credo che la forma romanzo non è che c'è sempre stata e necessariamente ci sarà per sempre, così come la conosciamo, l'abbiamo conosciuta, insomma, e credo anche che questi esperimenti che provengano dal web non siano in fondo portatori di chissà quali novità rispetto ad altri esperimenti, anche novecenteschi, più classici, e nulla di nuovo in fondo nello scrivere a pezzi una storia, di pubblicarla a pezzi, in questo caso online. Quindi in fondo c'è una portata di innovazione nel digitale, ma anche, insomma, ci sono delle prassi che si sono già viste nella storia e che qui, con mezzi diversi, in qualche modo rivediamo. Non so esattamente rispondere a questa domanda perché è difficile. Quello che so sicuramente è che oggi non riscriverei più un libro come Salmone, non perché lo rinneghi, ma perché credo che siamo in un tempo mi sento in un tempo diverso, e quindi quella tipologia di scrittura, di lingua e di assenza, in sostanza, di trama non è più dell'oggi. Quel libro lì era un libro, quello del Salmone era un libro basato su suoni, era più uno spartito musicale che una ricerca di una storia. In effetti una trama non c'è in questo libro, comunque se c'è veramente insomma non ha un particolare
rilievo, quindi era più un libro che era più un testo che andava alla ricerca di suoni, era appunto uno spartito e anche piuttosto zoppicante, perché come dicevi tu, insomma, c'è una sintassi particolare e insomma un uso della lingua e anche un linguaggio abbastanza come dire zoppicanti, ma volutamente zoppicanti, perché così era. Oggi non, probabilmente non sarei nemmeno in grado di replicarlo, infatti lo guardo con molto affetto questo volume, perché naturalmente poi si invecchia e si cambia in qualche modo, quindi quella freschezza ovviamente ora non saprei replicarla, però sì, credo che non mi spaventano non vedo portate innovative da un certo punto di vista, dall'altra parte, anche se ci fossero, né mi spaventano e né mi cioè guardo con curiosità a questi fenomeni. Poi tutto per me si riduce come lettrice e come persona che scrive, quindi nel mio tavolo più giocoso e meno serio, tutto però alla fine si riduce in una cosa è scritta bene o una cosa è scritta male, indipendentemente dalla trama o da altri aspetti. Se una cosa è scritta bene, la si sente subito, o perlomeno così è il mio orecchio quando leggo, ma questo è un discorso che ha a che fare con esclusivamente con il tavolo della scrittura, appunto, non dello studio. Bene, grazie Emanuela. Ci sta giustamente segnalando Giovanni in chat che il tema della frammentazione è appunto un tema nodale che è ricorso varie volte in questi incontri, ma perché in effetti, come dire, il discorso culturale, anche come dire, i tentativi di discorso culturale sul web sono legati al frammento, e quindi questo credo implichi poi anche una trasformazione della cultura stessa, in sostanza, come sta trasformando la letteratura, trasforma credo anche i nostri discorsi culturali. Ecco, con Mirko vorrei toccare altre due caratteristiche peculiari della scrittura in rete, che poi si trasferisce anche nelle vostre opere. Allora, il primo elemento è questo: dando uno sguardo anche superficiale alle scritture in rete, ci rendiamo immediatamente conto di come, io credo, l'azzeramento dei tempi di pubblicazione, io credo sia un po' questo il problema, o comunque la caratteristica, ha incoraggiato i produttori di contenuti ad una tipologia di scrittura fortemente correlata con lo spazio-tempo della loro vita reale, no? Cioè, ecco, e in questo senso ha incoraggiato anche la dissoluzione del confine tra pubblico e privato. Non so se avete seguito, ma è difficile non seguire il dibattito che si è aperto con il video di Grillo. Ecco, a me ha colpito di questo video, mi ha colpito anche della risposta di Boschi. Mi ha colpito il fatto che personaggi pubblici, politici, utilizzino senza, come dire, come se fosse una cosa assolutamente normale, questo spazio pubblico per dei discorsi che sono prevalentemente privati, no? Cioè, Grillo parlava in quel caso come padre, e Boschi, tra l'altro, ha fatto un discorso parlando delle accuse che aveva ricevuto suo padre, no? E dico, sono due personaggi pubblici, utilizzano uno spazio pubblico di discussione, ma fanno dei discorsi che sono prevalentemente privati. Il secondo elemento, e quello forse più visibile a tutti di quello di cui abbiamo, come dire, esperienza diretta, è che diversamente dallo spazio del libro, in cui la pratica del commento è una pratica assolutamente marginale, cioè non possiamo fare un commento a margine di quello che leggiamo, ma questo non interferisce minimamente con il processo di scrittura creativa. Ecco, diversamente dal libro, i commenti dei lettori interferiscono con gli sviluppi del testo in rete.
Ecco, quindi abbiamo, no, da una parte la coincidenza temporale tra scrittura, pubblicazione e fruizione, unita alla possibilità offerta ai lettori di trasformarsi in coautori o comunque in sollecitatori. Ecco, tutto questo realizza una contingenza letteraria che secondo me partecipa anche un po' al senso della performance. Ad esempio, Pecoraro ha parlato di una scrittura in rete che è simile alla musica jazz. E proprio anche se ovviamente nel passaggio poi dalla rete al volume molte di queste cose si perdono i commenti degli utenti, eccetera. Però ho ritrovato in Oceano Padano alcuni passaggi che sembrano proprio un po' jazzistici, no? Insomma, che richiamano l'idea anche proprio della performance. Ecco, ve ne leggo uno. Come gli oggetti, le parole usurano. Quando smettono di funzionare, ti restano in mano inerti, girano a vuoto, ingombrano lo spazio e consumano malamente il tempo che rimane, prima di tornare a dire, a significare. Nell'Oceano Padano lavoriamo molto, parliamo poco, non sempre sappiamo tutto quello che proviamo. Per questo io, e non solo io, detesto i ritardatari, i disordinati, gli approssimativi, gli imprecisi, i distratti, i confusi, i confusionari, gli artisti, gli artistoidi, gli scrittori, gli aspiranti, i falliti, gli stralunati, i trasognati, i disorganizzati, i caotici, gli scombiccherati, i fusi, i persi tra le nuvole, gli alternativi, gli incasinati, gli inebetiti, gli svagati, gli ispirati, i sensibili, gli emotivi, gli espansivi, i romantici, i dissipatori di parole. Diffido di questa ambigua genia perché in essi intravedo le oscure scintille della presenza di Satana nel mondo, il caos diabolico, la confusione delle lingue, l'aggressione al nostro vivere ordinato e triste, su queste, disperatamente quiete, distese oceaniche. Ecco, a colpire nel brano che vi ho letto, io credo, l'alternanza molto brusca dei registri narrativi, no? Si passa da questo iniziale piano lirico, filosofico, all'invettiva immediatamente successiva del detesto, i ritardatari, i disordinati, eccetera. E il registro torna poi a farsi alto e forbito in chiusura del brano. Ecco, e questa apertura, no? Questa invettiva è quasi se fosse una risposta al confronto con il lettore, e io l'ho ritrovata poi in alcuni post di Facebook più recenti, che non so se siano confluiti nell'Asilo Club, ve ne leggo uno. Ragazzi, io non so più cosa dirvi, quindi qui cito direttamente da Facebook, non dal volume. Ragazzi, io non so più cosa dirvi, l'Asilo Club stanca, Nosadello annoia, Dante non lo capite neanche con la parafrasi, il resto è proibito dall'untuoso e antiumano perbenismo progressivo e moderno. Tenetevi i gattini, i selfie ritoccati, le battute che non fanno ridere, che io ora vado a correggere la prova scritta di linguistica italiana alle mie matricole. Almeno loro sono obbligati ad ascoltarmi, non ditemi che non è un privilegio. Allora, la domanda per Mirko in questo caso è duplice. Vorrei chiederti quanto della commistione di stili, registri, ma anche generi della tua scrittura dipenda da a questo essere nata in rete. E quanto anche la tua scrittura sia influenzata dai tuoi lettori. Quanto sia anche una reazione ai commenti che ricevi. Allora, È vero, assolutamente vero, tu l'avevi già colto, insomma, avevi già avuto la bontà di occupartene in un tuo lavoro, forse addirittura in due. Questo aspetto, naturalmente il mezzo mi ha indotto spesso a mischiare i generi, gli stili, e ora che parlavi anche di performance, mi è fatto venire in mente che effettivamente alcuni brani che ho scritto e che poi sono stati travasati sempre, naturalmente, lavorandoli e riadattandoli su carta nel libro, soprattutto Oceano Padano, hanno risentito di un aspetto legato, tu hai detto la performance, all'oralità, quasi fosse un appello o un rivolgersi a un qualcosa che è un parlato scritto, no? Noi linguisti diciamo parlato parlato, scritto scritto, scritto parlato, i grandi intermedi
rispetto alle varietà, alle varietà appunto dianesiche, come le chiamiamo, cioè il variare della lingua, il variare del mezzo di comunicazione, scritto, parlato e trasmesso, che è questo, lo scritto trasmesso, Facebook, i blog, eccetera. Quindi senz'altro, ma anche aggiungerei addirittura l'umore della giornata, in quello che è una cosa estemporanea, lo status su Facebook, condiziona e stimola magari la corda più lirica, la corda più ironica, ha stimolato la corda più, diciamo, savoranoresca, savonarolesca del sottoscritto, che è un bieco reazionario, come chi mi segue sa, e quindi questo trapela. Poi è chiaro che l'elemento estemporaneo, se non viene poi filtrato da un'idea, da un lavoro costante e da qualcosa che ideologicamente, passatemi la parola, riesca a tenere insieme quello che poi diventa un libro, allora è chiaro che rimane quello che è, la boutade al bar, più o meno. Ma l'origine, la fonte, la sorgente di tanti brani è davvero legata a elementi estemporanei e volatili. Quindi quello che hai notato tu è senz'altro corretto. Mi hai fatto anche una seconda domanda, però, se non ricordo male. Se le risposte dei lettori in qualche modo ti sollecitano, te ne influenzino. Io devo confessare che addirittura un bel commento di un mio contatto l'ho rubato clamorosamente, ho costruito mezza frase liricheggiante in cui descrivo le nostre campagne. Sì, decisamente. Anche qui, come diceva il discorso che ha fatto prima Emma, è perfetto, condivido in pieno. Innovazione, ma fino a un certo punto. Una volta le reazioni dei lettori delle appendici arrivava con un certo ritardo, ma arrivava. Prima Emma ha citato un caso collodiano: muore Salmone, muore Pinocchio. No, un momento, riavvolgiamo. C'è uno scarto temporale ovvio legato al mezzo, il lettore che scrive la lettera al giornale che pubblica le appendici, che era letteratura, oggi diremmo, non diremmo, letteratura, paraletteratura, forse non è più da considerarsi tale in certi casi. Il principio più o meno è quello. Qui certo lo scarto non esiste. Quello che hai detto tu, Isotta, è giustissimo, ovviamente. C'è una quasi totale immediatezza. Però poi, quando si fa libro, io volevo dire una cosa che non ho detto prima, cioè che comunque, diciamo, il vaglio dell'editore, e nei nostri casi che abbiamo avuto la fortuna di avere degli editori storici e che hanno una storia, una tradizione, ma poi soprattutto il vaglio della critica è quello che distingue scrittura da letteratura. Quindi, diciamo, io in questo senso rimango novecentesco, benché materialmente sia tutto nel ventunesimo secolo, perché io sono uno scrittore o uno scrivente da social, nato sui social e vivo alla stampa grazie a Facebook, altrimenti non sarei null'altro che quello che è un ricercatore di linguistica italiana. Però, come dire, rispetto alla, è un tema che io non so trattare perché non è davvero il mio campo, quello della critica letteraria, però quel vaglio è ciò che poi storiograficamente segnerà ciò che resta, ciò che non resta, ciò che vale, ciò che non vale. Poi il discorso storiografico sulle modalità, rapporto genere e produzioni, che è quello che studi tu, Isotta, quello permane a prescindere dalla letterarietà, dalla bellezza, dalla validità del prodotto. Poi è chiaro che tu, a quanto ho capito, ti occupi, privilegi un testo che abbia un certo valore perché diventa più emblematico, però da quel punto di vista, ecco, rimango, come dire, ottocentesco. Però sì, è vero che il commentatore sollecita. Io molti brani li ho, come dire, ho ricevuto lo stimolo scorrendo la home,
ma non è neanche quella la novità. I poeti, i romanzieri leggevano il Corriere della Sera, Montale legge di uno sciopero e compone una poesia o aggiunge un qualche verso nella parodia della Pioggia del Pineto di D'Annunzio, faccio per dire. Quindi voglio dire, è sempre qui, innovazione, ma poi alla fine siamo sempre degli esseri umani che scrivono quello che pensano di poter comunicare nella maniera più linguisticamente più appropriata. Lo scrittore da Omero ad oggi è sempre quella roba lì, è uno che ha una cosa da dire e una lingua con cui dirlo. Bene, grazie mille anche a Mirko. Allora io chiuderei questa nostra chiacchierata con una citazione di Calvino che rappresenta secondo me abbastanza bene questa commistione tra tradizione e innovazione, no? Di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di una funzione letteratura che in realtà non cambia, che ci riporta un po' alla nostra esigenza sempre di confrontarci con la realtà, e stiamo parlando anche però di spazi di pubblicazione che modificano il modo in cui ci confrontiamo con la realtà. E allora mi sono imbattuta in questi giorni in un brano delle lezioni americane che torna un po' casca fagiolo su questa nostra sintesi. Ecco, scrive Calvino, siamo nel 1985, il millennio che sta per chiudersi è stato anche il millennio del libro, in quanto ha visto l'oggetto libro prendere la forma che ci è familiare. Forse il segno che il millennio sta per chiudersi è la frequenza con cui ci si interroga sulla sorte della letteratura e del libro nell'era tecnologica cosiddetta post-industriale. Non mi sento d'avventurarmi in questo tipo di previsioni. La mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare. Ecco, io chiuderei insomma con questa massima calviniana il nostro incontro. Ringrazio tantissimo Mirko Volpi ed Emanuela Carbè. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori i loro libri. Ecco, se avete voglia insomma anche di approfondire la loro conoscenza, ci sono i libri a vostra disposizione. Lascio magari la parola a Giovanni. Giovanni vuole chiudere questo incontro? Sì, anch'io voglio ringraziare i nostri ospiti per questo interessante contributo. Nella conversazione, per esempio, è emerso un altro tema in tutti i nostri appuntamenti, quello della frammentazione, della caratteristica del discorso attraverso il digitale, di piccoli nuclei compatti, diciamo così, che forse è nostro compito smontare e rimontare a nostra volta, e probabilmente questa è l'insegnamento, se vogliamo dire così, che io almeno traggo da tutte queste nostre conversazioni, cioè proprio questo impegno noi abbiamo a smontare, a ricostruire la conoscenza anche attraverso e avvalendosi del mezzo particolare che il digitale ci offre. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in questi incontri. Ricordo sempre che ci interessa la loro opinione, il contributo che possono darci per migliorare l'attività della nostra associazione e anche ed essenzialmente il contributo che possono dare a far sì che Quartiere San Leonardo possa avere un grande centro culturale. Con questo vi saluto, ma prima di chiudere vi do appuntamento al 5 di maggio. Cominceremo un altro ciclo intitolato Ragazze con i numeri, e sarà un tentativo di vedere il grande contributo che le donne hanno dato al progresso della ricerca scientifica. Di nuovo tanti ringraziamenti e buonasera a tutti. Arrivederci. Arrivederci, buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.